Amici YouTube e benvenuti per il quarto episodio della seconda stagione della Darth Maul The Empire. Allora, qui abbiamo le statistiche di battaglia, le botte ce le siamo date anche tante. Vediamo un po' chi merita la medaglia al valore. Senz'altro questa Line Infantry, che sono rimasti 146 uomini, che ne ha ucciso 427, quindi ragazzi la medaglia al valore vanno a loro. Bravi ragazzi, continuate così, il vostro stato è orgoglioso di voi. Manar. Allora, qua nel frattempo rireclutiamo tutti quanti, perché comunque alcuni mi hanno detto: perché fai tutti questi rireclutamenti? Perché comunque se si rireclutano queste unità che hanno che ora hanno molta più esperienza, diventano comunque molto più efficaci in battaglia. Quindi per questo faccio tutti questi rireclutamenti. Allora, tratto garantito. Allora, poi Superior General. Allora, vediamo un poco. Quindi il nostro amico è diventato un generale a 6 stelle, quindi direi che ora ora questo esercito deve, ora farà tremare mezza Europa. Allora, vediamo un poco di infiltrarci all'interno di questo, di questa cittadina, e vediamo un poco le infrastrutture, che non ci sono praticamente, non c'è pressoché quasi nulla. Però comunque vediamo un poco allora continuiamo a riparare queste strutture, perché comunque vogliamo una popolazione abbastanza felice. Però a furia di riparare ci siamo trovati abbastanza maluccio. Però comunque allora qua non so nemmeno da che punto iniziare. Però comunque passiamo il turno, ci sentiremo tra un poco. Rieccoci qui ragazzi. Allora, siamo riusciti a... abbiamo praticamente una ricchezza straordinaria, davvero, come dico. Fantastica. Allora, Igria. Abbiamo addirittura reclutato numerosa fanteria di linea. Mentre qua i rinforzi sono arrivati al nostro caro Duca a 3 stelle, che fa un po' schifo. Però mai sottovalutare delle mezze calzette. Allora, perché la milizia non me la fa reclutare? Allora, reclutiamo due line infantry e un regiment of horse. Mentre qua, allora, abbiamo continuato a reclutare ulteriori ometti. Mentre qua tra un poco vedremo se riusciremo in un altro attacco coordinato. Allora, qua nel frattempo dividiamo un po' le forze dei vari eserciti. Però qua, bene o male, dovrei trovare la strada abbastanza aperta per Mosca. Infatti, ce l'ho abbastanza aperta la strada. Quindi direi di provare a eventualmente attaccarla ed eventualmente assediarla, perché comunque mi trovo in questo grande vantaggio che potrei prendere subito la capitale. Quindi la Russia, potremmo anche per certi versi arrivare ai capitoli finali della storia russa. Quindi c'è robe impossibili, solo con Lucan Thorn è possibile sta roba, cioè che all'interno... Vabbè ragazzi, questa no, non dovrei vincerla. Infatti l'ho vinta. E che diavolo, cioè se non la vincevo così, cioè era qualcosa che mi avrebbe sfottuto tutta l'Europa. E personalmente non voglio essere sfottuto ulteriormente. Quindi abbiamo ancora tanti big money da utilizzare. Vediamo un po' in che tecnologie le stiamo ricercando. Io direi la Ring Bayonet. Però Uppsala. Che cacchio. Posso anche
aumentarti, posso aumentarti, posso, ho al momento ho la disponibilità economica per aumentarti, mentre qua comunque siamo riusciti ad occupare il fortino nemico, quindi stiamo tutti belli e carucci, mentre qua penso che tra un poco avremo bisogno di un artiglierment. Quindi è in arrivo ragazzi, quindi passo il turno, ci sentiremo tra un poco. Ok ragazzi, ritornati di nuovo. Stavolta abbiamo un gentleman ragazzi, per la prima volta nella mia vita. Mi sento che ho un gentleman. Matto fatto, gentleman! E vabbè ragazzi, prima o poi arriva per tutti. Allora, ma sta qua la cosa di ricerca? Sì, dovrebbe essere questo qua. Perfetto ragazzi, ho mandato il mio agents totalmente d'altra parte, quindi non fa niente, chi se ne frega. Allora, ora al momento ve lo dico, European China. Perfetto, quindi successful mission, cosa ho bloccato da questo tizio. Allora, io direi, visto che qua comunque ci troviamo in un grande vantaggio numerico, dovrei vincerla anche in maniera molto easy, molto facile, quindi vediamo un poco. Risolvi automaticamente e diavolo, quindi ragazzi, forse si potrà fare la conquista di Mosca eventualmente. Si può conquistare Mosca, quindi lasciamola in assedio. Sì ragazzi, finalmente dopo una prima crisi, dopo tante paure e tante incertezze, finalmente forse potremo riuscire a farcela. Forse tutti i nostri sforzi, tutte le nostre sofferenze forse potranno andare avanti, cioè saranno tolte totalmente. Quindi davvero io mi auguro di riuscire in un'eventuale conquista di Mosca. Allora, Imperial Palace, addirittura i Darbard. Quindi il Guglia Hussar Regiment. Mentre qua, vediamo un poco. Qua addirittura ragazzi, se facciamo la Drill School, addirittura guardate quanta bella roba che possiamo reclutare, addirittura i granatieri, i Vastrodal Regiment. Mamma mia ragazzi, cioè ci troveremo riempiti totalmente di nuove unità da scoprire e da usare tutti insieme. Un'altra volta la Mistress. Allora, a voi te la Mistress, ti piace? Vabbè, sono gusti, non giudico, ma diavolo dai, la Mistress, ti piace la MILF? Cioè, dannazione, mi sarei aspettato qualcosa di più da te, amico mio. Allora, vediamo un poco, Estonia e Livonia, mentre, quindi qua questi reclutamenti totali, questi reclutamenti indifferenziati stanno davvero portando per certi versi i suoi frutti, quindi qua qua potrei addirittura sperare in un'eventuale conquista veloce. Se me lo facesse. Ah, diamine! Allora, vediamo un poco qua. Cioè, qua posso anche provare a risolverla automaticamente. Con your Cioè, retreat! vabbè. Dopo di questa me la spiegate. Ma la dovete spiegare questa. Come cacchio ha fatto un'armata così grossa, così cacchiata, così tutto a perdere? Ma la dovete spiegare. Cioè, non mi capacito. Cioè, una cittadella così. Vabbè, vediamo un poco qua. Vediamo un poco dei sabotà. Sabotiamo un po' qua. L'agente è stato individuato, dannazione. E abbiamo anche il gentleman, quindi dobbiamo cercare di mantenere la pressione sulla Russia costante. Vediamo un po' se ora accetteranno i nostri negoziati di pace. Avvia i negoziati, richiedi accordo di pace e l'accesso militare a livello indefinito. Vediamo un po' se accettano. No, non vi sto insultando. Anche se comunque voi fate schifo. Voi fate schifo a livello economico. Forse non l'avete capito. Cioè, se richiede accordo commerciale.
tanto Pietro Primo, tanto te ne andrai, tanto morirai, cioè non hai alleanze in particolare, cioè tutti e due gli stati con la quale sei alleata praticamente stanno per fare la fine loro, quindi cioè, ho pochi nemici rispetto a te, tu hai la Svezia, l'impero ottomano, gli stati barbareschi, la Prussia, il canadato di Crimea, io invece ho solo la Danimarca, i pirati, l'Hannover, la Russia, gli stati barbareschi e la Polonia e Lituania. Poi invece come partner commerciali c'è la Polonia e Lituania che tra un poco sparirà. Mentre invece qua io ho Maratha Confederation, United Province, Prussia, Ottoman Empire e Great Britain. Pigliatelo nel culo, zar. Allora ragazzi, però io davvero no, vorrei capire dove stanno le altre fazioni. Perché è indifferente? Perché è indifferente? Offri omaggio di Stato. Non ho soldi purtroppo. Non ho soldi purtroppo. Mi dispiace. Allora, vediamo un po' con le nazioni minori. Il canadato di Crimea, se vuole, chiedi accordo commerciale. Vediamo un poco. No, non me l'hai dato. Razza di bastardo, non me l'hai dato. Perfetto, allora, vediamo un attimo qua se c'è qualcuno. I stati italiani mi sono unfriendly. E chi se ne frega? E chi se ne... Allora ragazzi, allora io direi di terminare qui il quarto episodio. Quindi ragazzi, come al solito, lasciate un commentino, un like, se mi piace. E se volete condividerlo su YouTube, su Facebook, aiutatemi a crescere, a far crescere la mia community. Lo chiedo a tutti quelli che mi seguono assiduamente, aiutatemi a far crescere questa community. Portate i vostri amici, consigliatemi a chi volete, ragazzi, perché più siamo, più ci divertiamo. Quindi da Luca Antorno è tutto, ci vedremo ai prossimi gameplay.